Come sempre, non guardate questo video se non volete avere spoiler. Vi ricordate quella volta in cui Ametista ha portato Steven nel kindergarten per la primissima volta? E Ametista ha dovuto spiegare a Steven che lei era la conseguenza di un piano malvagio che voleva distruggere la Terra? Chi è che viene a recuperarla? Perla. Perché non Garnet? Garnet probabilmente era a casa a Peach City, disperata, perché sapeva che non poteva andare nel kindergarten. Perché se Garnet fosse andata nel kindergarten, visto il modo in cui Ametista è in soggezione rispetto a lei e anche Perla, probabilmente Perla e Ametista non si sarebbero parlate, non avrebbero litigato, non avrebbero risolto la cosa. Lei sapeva che doveva restare a casa e far finta di nulla. Doveva lasciare che le cose facessero il loro corso. Pensate che cosa sarebbe successo se l'iniettore fosse caduto su Steven. E Garnet era in grado di vederlo. Garnet prevede il futuro. Garnet ha previsto che cosa sarebbe successo se l'iniettore fosse caduto un metro più in là. Quando Perla scopre che non era poi così importante per Quarzo Rosa come lei pensava, ed è disperata, Steven chiede a Garnet che cosa deve fare. E Garnet non può rispondere. E la si vede in quel momento in cui appende il quadro di Quarzo Rosa alla parete e non sa che cosa fare e non può dire nulla a Steven, perché se dicesse a Steven che tanto si risolverà tutto o cazzate del genere, Steven non andrebbe a consolare Perla e quindi le cose andrebbero in una direzione diversa dove Steven non va a recuperare Perla e Perla resta a soffrire da sola e forse non tornerà mai più e andrà a nascondersi chissà dove. Garnet sa come si devono risolvere le cose. E per questo è quella che deve fingere di essere forte. Ripeto, fingere perché tutti sono convinti che Garnet sia quella forte, quella che non viene mai sconfitta. Perché, insomma, l'unica volta in cui vediamo Garnet piangere sul serio è quando è disperata, ma sul serio, e le cose stanno andando davvero male. Non come Perla o Ametista che piangono in continuazione per ogni singola cosa che gli succede. Peccato che probabilmente Garnet piange. Garnet forse non si sente poi così sola, visto che è una fusione. E visto che è la relazione perfetta, tutti vorrebbero essere lei. Ma il fatto che la sua relazione sia perfetta, e il fatto che lei non si senta sola, il fatto che lei non si senta difettosa, il fatto che lei sia più forte degli altri, il fatto che lei sappia sempre la soluzione, non significa che lei stia meglio. Perché è questo che succede alle persone come Garnet. Vi è mai capitato di avere una qualche persona che sa che cos'è il meglio per voi? Per esempio i vostri genitori, ma che sa anche che dovete farvi del male. È una cosa impossibile da evitare, ma succede per forza. È assolutamente impossibile permettere alle cose di andare bene senza che la gente soffra. E Garnet è costretta a far soffrire le persone, perché lei vede il futuro, vede un milione di possibilità in cui tutti quanti soffrono, in cui tutti quanti muoiono, in cui le cose vanno male, ma lei deve fingere che vada tutto bene. E quindi quando si scopre che, oh mio Dio, il pianeta natale sta per arrivare sulla Terra e ci ucciderà tutti, ecco che Perla e Ametista sono disperate. Garnet, no. Garnet deve mantenere la calma, fare un bel respiro e cercare di calmarsi. Perché se Garnet si agita, se Garnet, quella che tutti considerano forte, si agita, gli altri si preoccupano, ma si preoccupano sul serio. E lei non lo può permettere. Garnet non può permettersi di star male. Perché se Garnet sta male, non può aiutare gli altri. Se Garnet sta male, non può far star meglio Perla e Ametista. Garnet ha la soluzione ad ogni cosa, ad ogni difficoltà. E la gente per questo dà per scontato che lei non soffra. Oh, ma lei ha vinto contro il pianeta Natale. Il pianeta Natale non è mai riuscito a sconfiggerla. Questo perché Garnet è l'amore. Garnet è il sentimento più forte possibile e immaginabile. È la rappresentazione stessa della relazione perfetta. Come potrebbe mai una qualsiasi gemma sconfiggerla? Sì. Sì. Però non vi siete mai chiesti se Garnet soffra per qualcosa o meno? Garnet soffre perché sa in certi casi che non c'è nessuna soluzione, che qualsiasi cosa lei faccia andrà a finire sempre allo stesso modo. Garnet ogni tanto sa che deve correre dei rischi in cui morirà, o deve permettere agli altri, alle persone che ama, di correre dei rischi in cui magari moriranno,
Lei deve permettere che le cose più brutte del mondo accadano alle persone intorno a lei perché sa che non c'è altra soluzione. Perché chiunque correrebbe disperato a cercare di salvare la vita alle persone che ama, ma Garnet ogni tanto sa che non lo può fare, sa che se lo facesse le cose andrebbero ancora peggio. Garnet sa qual è il meglio e quindi sembra aver sempre la soluzione, ma questo significa che deve accettare il ruolo che ha. Questo significa che a volte lei si trova nella situazione in cui sa che non può far nulla per rimediare a questa cosa orribile appena successa. E momenti in cui Garnet può fare qualcosa, ma deve farlo a carissimo prezzo. E il punto è che Garnet deve essere forte, ogni singolo secondo deve essere forte, non può piangere, farsi vedere a piangere dagli altri perché altrimenti gli altri si crollano nella loro disperazione. Ok. Ma a un certo punto lei finisce le sue energie. A un certo punto Garnet non ce la fa più. Insomma, Garnet deve nascondere le sue emozioni molto spesso, perché sa che se le esternasse potrebbe ferire qualcuno o trovarsi in una situazione che non va bene, come succede con Jamie, come succede per tutta la prima stagione con Steven, dove Garnet non può mai dire la verità, perché se la dicesse sa che cosa succederebbe, sa quali sarebbero le conseguenze. Garnet non può parlare di quanto sta male perché tutti si dispererebbero, avrebbero paura e penserebbero che non ci sia più nessuna soluzione. Però a un certo punto Garnet può non farcela più. Però la cosa stessa che rende Garnet ciò che è viene minacciata in continuazione, la fusione viene minacciata in continuazione e il pianeta natale la vuole distruggere. Rubino e Zaffiro non possono stare uniti davanti a qualcuno del pianeta natale perché altrimenti verranno distrutte, disintegrate, devono continuamente nascondersi. Garnet è nella terribile situazione degli omosessuali, lei è perseguitata. Non è come quando avete qualcosa che non va o qualcosa che vi rende soli. Essere perseguitati, soprattutto per la vostra sessualità o altro del genere, è una cosa che va a un altro livello. Un conto è dover continuamente dimostrare che voi valete qualcosa, oppure dover fingere che i vostri difetti non ci siano, oppure dover essere forti quando in realtà non lo siete, ma un conto invece è quando venite sul serio discriminati. La discriminazione è una cosa molto, molto diversa dal semplice non essere perfetti. Un conto è quello che succede quando voi, per esempio, non siete bellissimi e quindi qualcuno vi tratta male. E qualcuno ride di voi quando fate certe cose, perché magari siete impacciati, non ce la fate proprio. Un conto è quando qualcuno ride di voi per questo. Sono cose orribili, certo, ma non c'è paragone. Non c'è paragone con quando uno Stato annuncia che chiunque sia come voi va ucciso. Non c'è paragone con quando non accettano il vostro lavoro perché siete fatti così. Perché siete come siete, non l'avete scelto voi, però c'è pure gente che la chiama scelta. C'è qualcuno che dice che è una vostra scelta. No, non ha scelto nessuno. Nessuno ha scelto niente. Garnet non ha scelto di passare la sua vita da fusione. Si è ritrovata in questa situazione. Se Rubino e Zaffiro non si fossero fusi la prima volta, non solo Zaffiro sarebbe morta, ma attualmente Garnet non ci sarebbe mai stata e non ci sarebbe nessun problema. Garnet non ha più potuto smettere di essere una fusione dopo essersi fusa la prima volta, dopo aver scoperto che ciò che davvero era Garnet. Garnet non ha scelto di essere Garnet. È felicissima di esserlo. Per lei non sarebbe una condanna se qualcuno non la odiasse per questo. Ma c'è qualcuno che la odia per questo. Per questo sto parlando di discriminazione, perché la discriminazione è una cosa molto, molto complessa, molto, molto, molto più forte e sottile. Perché quando c'è la discriminazione è come se si creasse questa linea incredibile, insormontabile, spessissima, questo muro gigantesco oltre il quale non potete andare, e dove da un lato ci sono le persone normali, dall'altro ci sei tu. Da un lato ci sono le persone che possono fare quello che vogliono se solo si impegnano, dall'altro ci sei tu. Dove ci sono le mamme che nascondono i propri bambini perché ti vedono passeggiare per strada tenendo per mano una persona che ami. No, non puoi tenere per mano una persona che ami perché, oh mio Dio, questa oscenità, fatele a casa vostra! Dove non puoi avere un colore della pelle che non è quello che tutti si aspettano perché automaticamente devi essere una persona orribile, insomma, che ci fai qui? Non è il tuo posto e tu magari ci sei nato qui e non puoi farci nulla. La discriminazione è una cosa terrificante. E spesso riguarda delle
dei generi che nemmeno la gente prende in considerazione, perché quando la gente vede una donna con la barba si mette a ridere, si mette a ridere. E perché nessuno pensa per 5 minuti al fatto che in realtà è una dannazione solo per colpa vostra, solo per colpa di voi che discriminate, perché altrimenti non ci sarebbe nulla di male. La discriminazione è quando prendete una persona con la sindrome di Down e date per scontato che non sia in grado di essere intelligente quanto gli altri, che non sia in grado di capire certe cose, in cui parlate male di lei davanti a lei perché tanto lei non capisce che cosa sta dicendo. Oh, ma tu sei autistico, allora non capisci che cacchio sto dicendo di te in questo momento. Allora non ti accorgi di questo leggero modo in cui ti tratto in modo distaccato perché, oh mio Dio. Guardate che è orribile. È orribile. È orribile quando qualcuno usa la parola che indica ciò che tu sei come se fosse un insulto. È terribile quando la gente ha schifo di te e si gira da un'altra parte quando ti vede. È una cosa orribile quando sai che devi cercare dei posti nascosti per farti vedere, perché se ti fai vedere in centro città automaticamente potrebbe esserci gente che ti lancia le lattine, ti considera uno schifo, un obbrobrio, una maledizione, una cosa terrificante, una creatura da uccidere. E quando tu scopri che in certi stati è legale ucciderti, che in certi stati l'omicidio è illegale per gli altri, ma non verso di te, in cui sai che tu puoi camminare per strada e la gente ti spara, e hanno ragione. E gli fanno una statua perché ti hanno sparato e hanno fatto bene. In cui non puoi andare in dove vuoi, dove non puoi semplicemente essere te stesso perché non va bene. Perché no, non ti accettano così come sei, perché tu non vai bene. Perché loro hanno deciso che tu non vai bene. Perché loro hanno deciso che qualsiasi cosa tu sia, anche se non la conoscono, fa schifo. Fa schifo. Perché loro hanno il diritto di esprimere la loro opinione e quindi hanno il diritto di rovinarti la vita e quindi loro hanno il diritto. E non parlo di un trattare male che sono prese in giro o altro del genere, parlo di un trattare male dove quando vi pestano c'è qualcuno che dice hanno fatto bene. Dove ci sono partiti politici che combattono contro di te. Per impedirti di lavorare, per impedirti di avere una casa tua, per impedirti di poter avere un figlio, per impedirti di fare un sacco di cose che chiunque altro può fare, perché tutti hanno il diritto di farle, tu no. Tu no. Tu non sei degno di essere chiamato essere umano. Nessuno pensa mai al fatto che Garnet è in questa situazione, dove Garnet è felicissima di essere tranquillamente accettata sulla Terra, ma che sa perfettamente che, Perla sul pianeta natale sarebbe solo una perla con un brutto passato. Ametista sarebbe un'ametista un po' imperfetta, come tante altre. Lei sarebbe uccisa. Dove la cosa così orribile, così terrificante che ha fatto Garnet, da doverla nascondere ai bambini, da doverla censurare, è il fatto di aver amato la persona sbagliata. Aver amato qualcuno che non ha fatto nulla di male, ma che tu non puoi amare. Tu non hai il permesso. Gli altri possono, tu no. Garnet probabilmente è così forte proprio grazie a questo. Garnet è così forte perché deve affrontare tutti i giorni tutto questo ed è in grado di sostenere gli altri. E quando gli altri nemmeno se ne accorgono, lei probabilmente vede già la discriminazione che c'è nei suoi confronti. Ma lei deve essere forte, perché lei non vuole che gli altri soffrano quanto soffre lei. E quindi quando Garnet sta zitta e potrebbe semplicemente abbracciare Steven, ma non lo fa, deve essere uno sforzo terribile per lei. Garnet deve fare questo enorme sforzo di fingere di non aver mai paura, fingere di essere forte, fingere che vada sempre tutto bene, anche se è probabilmente quella che soffre di più. Anche se lei ha tutto ciò che ha subito Peridot, ha tutto ciò che ha subito Jasper, ha tutto ciò che ha subito Perla, ha tutto ciò che ha subito Ametista, tutti assieme, su di lei. Jasper si sente perfetta, ma alla fine sa che non lo è. Anche Garnet. Garnet viene trattato da tutti come se fosse perfetta, ma in realtà lei è due persone. Due persone che si possono scindere molto facilmente. Due persone che possono litigare fra di loro. Due persone che, beh, mettiamo il caso in cui una delle due venisse rapita.
Perderesti metà di te. Immaginate che potessero rapire metà di voi. È terrificante. È davvero terrificante. Garnet soffre molto più di Perla. Perché Perla è in questa perenne, frustrante situazione dello schiavo. Così come Garnet è in questa perenne situazione della mascotte. Dove lei non può rivelare agli altri che ha dei difetti. È nella situazione di ametista perché è considerata imperfetta, perché è sempre meno degli altri, perché lei non è vera, perché lei è solo una parte. Ma al tempo stesso ha tutto il problema di Quarzo Rosa, dove tutti contano su di lei e quindi si aspettano che sia sempre la persona che ha ragione, che lei non possa sbagliare mai nulla. Così come Lapis è prigioniera, Garnet è esiliata. Garnet non può tornare a casa sua o verrà uccisa. Garnet è maledetta come Jasper, è sola come Perla, è imperfetta come ametista, è metà e metà come Steven. È un capo che deve prendere decisioni complesse come Quarzo Rosa, è un capo che si deve fingere forte come Diamante Giallo, eppure è una creatura sempre sofferente come Diamante Blu. Garnet è probabilmente la gemma che soffre più di chiunque altro, ma è anche l'unica che non può farlo sapere a nessuno.